Il centro estetico Beauty Boutique è a Frosinone, in piazzale Vienna, zona Cavoni. Per prenotazioni 393-87-41-660. Centro estetico Beauty Boutique. Per migliorare la tua personalità. Radio Day, Radio Day. La tua radio. Targata FR. Radio Day presenta. 3. C'è Gaetano D'Onofrio. E questa è solo un'anteprima. Ormai ci siamo abituati alle nostre anteprime, perché vogliamo darvi tante. vogliamo dirvi tante cose, vogliamo darvi tante ricche occasioni di cultura. Infatti, oggi al dottor Sandro Cavalieri. Eh. Ciao Gaetano, buonasera a tutti. Buonasera. Allora, dico dottore perché tu in realtà nella vita fai un mestiere. Sono dottoriatra, sì, tutt'altra cosa. Sei un dentista, come si diceva una sì. volta. Però, però, adesso tu sei oggi qui con noi a Radio Day per un'altra occasione. Allora, voglio ricordarla agli amici che sono all'ascolto. Io sono Gaetano D'Onofrio e Sandro Cavalieri è il direttore artistico e regista di una compagnia che si chiama CIA. Eh, compagnia instabile a Nagnina e che fra l'altro proprio in questi giorni sta lavorando alla grande per poter poi fare uno spettacolo molto interessante dunque come stai? Eh, sto benissimo traffarato eh, <ride> come al solito perché tra lavoro e Quindi fa dallo studio, dallo studio a teatro, al teatro sì. però, però è una cosa interessante perché tu riesci a fare delle cose importantissime no? beh no queste eh, le ho fatte le cose importantissime e spero di farle in passato questa è una cosetta, eh, diciamo, post-pandemia. Mm. <ride> <Per> cui... <ride> Dopo la pandemia. Sì, perché eh. abbiamo dovuto sospendere le prove del, della commedia brillante che volevamo fare due anni okay. fa, per via del lockdown, e adesso questa qui è scaturita per una necessità legata alla salvaguardia della salute del, degli attori del, okay. del mio gruppo. Ok. Abbiamo pensato che invece di fare una commedia che coinvolgesse 10-15 persone, eh, dividendole in piccoli gruppi e facendo delle scenette okay. un po' serie un po' divertenti, ah, okay. eh, riusci siamo riusciti in questa maniera a fare delle prove in sicurezza con eh, pochi, poche persone alla volta, pochi attori alla volta. Quindi Molto bene. abbiamo un'esperienza nuova, abbiamo fatto delle, eh, mh, delle dei monologhi diciamo così quindi coinvolgendo gli attori a fare qualche cosa di serio che poi non è facile fare il monologo perché fare il monologo significa ricordarsi dei lunghi testi non avere nessuna interfaccia con qualcun altro che ti ricordi le battute e, quindi, e sì. di riuscire a in, avere un'empatia con il pubblico tanto da riuscire a trasmettere quello il messaggio che tu vuoi lanciare eh. e e tenere viva l'attenzione per cui è una certo. cosa abbastanza difficile no, che non abbiamo mai provato fino adesso, adesso spero che ci cosa... si proverà e tra l'altro voglio dire che l'appuntamento è per sabato 11 quindi fra lì, praticamente fra qualche giorno, sì, qualche giorno alle ore 18 e alle ore 21 ci sono due spettacoli 21, allora questa sì. è la sala della regione del comune di Anagni dunque Perfetto. come nasce la compagnia CIA compagnia instabile Anagnina che moffa un po' Possiamo dire che è compagnia stabile No, no, assolutamente A parte qualcuno delle, dei vecchi Della vecchia guardia Della vecchia guardia Gli altri sono tutti nuovi Va bene Allora, come nasce? Allora, nasce dal fatto che eh, Avevo l'esigenza di, di, di mettere in scena delle cose che mi interessavano Ok e, Avendo un'amicizia profonda con eh, sì. un, un, un siciliano che è trapiantato a Genova, con eh. il quale sono molto legato, che mi scrive dei pezzi. Abbiamo scritto diverse commedie. E adesso, eh, avendo questa necessità, che cosa ho fatto? Ho, ho, mi sono rivolto a un po' di amici che so che recitavano a livello eh. amatoriale, siamo tutti amatori sì. del teatro. E abbiamo messo insieme questo gruppo, ma essendo tutti più o meno la, uh, avendo tutti un, un lavoro primario e facendo e, queste certo. cose per il divertimento certo. praticamente ci siamo che abbiamo fatto abbiamo deciso di chiamarci CIA compagnia instabile proprio perché per... eh, eh, sì, in quando modo... si può si recita quando non si può eh, <ride> si rimane fuori insomma e delle cose belle che avete fatto vediamo il debutto no il debutto l'abbiamo fatto nel 2019 con eh, qui comando io mm -hmm. eh, un, mm -hmm. una commedia in tre atti che ha avuto un discreto successo di pubblico uh -huh. e, e, che poi è stata presentata anche in piazza di fronte a l'abbiamo fatta in migliaia piazza di, di, di fronte a migliaia di persone e sono rimasti tutti entusiasti e poi abbiamo replicato a Natale sempre alla Sala della Ragione sì. sempre nel 2019 riempiendo tutta la sala tutta la sala come... dunque, e, mh, secondo te il teatro cos'è? cioè cosa rappresenta? mi hai detto che è un modo per, eh, per uscire dal tuo studio in un certo senso. Però, sì. cos'è il teatro e come vuoi che arrivi alla gente, il tuo teatro? Allora, io ho sempre avuto l'idea di fare del teatro popolare, cioè vale a mm. dire di fare qualcosa che sia compreso sia dal, eh, dalla persona più umile mm -hmm. fino al professionista serio. Qualche cosa che lasciasse un. Eh, lanciasse anzi un pensiero un'idea mm. e che quindi riesce a recepirla può apprezzarla o, e che facesse anche divertire per tutti quanti ok per cui l'idea era quella infatti anche queste scenette qui che abbiamo organizzato adesso sono tre cose serie mm -hmm. e tre cosette divertenti infatti mo poi mm. ne parliamo sì. ecco. e, fatto questo Recitare e vivere in maniera vera all'interno di circostanze immaginarie, no? certo. Per certo. cui, <ride> che poi è bello no? cambiare, per esempio, il fatto che per un po', per un'ora, per due ore uno cambi la sua personalità, il suo carattere, la, la sua individualità. La bellezza è proprio quella. Nel mio gruppo ci sono dei professionisti che fanno magari la stessa attività <ride> e che si trasformano completamente. Devo, devo essere sincero, sono cose stupende. Poi. Il mio compito è un compito molto relativo, perché io non faccio altro che curare i dettagli. Vabbè, però, insomma, no, no, però la regia no. Sì, la, vabbè, regia la regia è importante. E quanto è importante la tua attività per questo tipo di lavoro artistico? Cioè mi spiego: di, che, di quella che è la tua vita quotidiana, quanta ne entra dentro il tuo teatro? Guarda, io mi sono dovuto un po' sdoppiare. Mm perché io facendo un'attività eh, facendo il dentista io sono estremamente meticoloso e preciso ok e nel teatro bisogna metterci invece anche altro okay. bisogna metterci eh, la, la passione eh, per eh, il teatro stesso bisogna metterci eh, la fantasia bisogna metterci uh -huh. a volte anche delle si fanno degli azzardi no? okay. per cui Riuscire a conciliare queste due cose, tutto sommato, eh, è anche abbastanza divertente e, e dà i suoi frutti, perché io quando devo il bacchetto, ma quando eh, <ride> devo, posso essere accomodante, sono accomodante. I miei attori, io, io dico sempre a loro, quando iniziamo eh, un, una recita, anzi le prove per una recita, gli dico sempre, voi leggetevi il copione, entrate nel personaggio e Bene. me lo fate la prima volta così come lo vedete voi. Okay. E, e poi da tutto questo poi nasce un meccanismo di eh, verifiche di, eh, di mh, controlli di questo non mi sta bene questo mi piace, questo lo cambiamo uh -huh. eh, dopodiché una volta impostata l'addizione la, impostata la, eh, il, il tipo di personaggio poi allora ci buttiamo sul, sui movimenti sulle... Eh, come lo su quella, sì, sì su, su tutto su, su tutto su lo tutto spazio lo scenico, lo? spazio scenico: riempire lo spazio scenico. Senti, eh, diamo qualche piccolo accenno di quello che avverrà sabato, allora. Questo è un, uno spettacolo che si chiama Le Altre Facce della Cia. Proprio perché eh, è un esperimento che abbiamo fatto. Uh -huh. eh, raccontandoci non più come eh, compagnia eh, popolare. Ma sì. offrendo qualche cosa che sia diverso, cioè, abbiamo voluto mantenere eh, un, un aspetto un po' divertente, eh, mettendo tre scenette okay. eh, di un personaggio inventato che è, diciamo il tontolone del villaggio. Ah, okay. Quindi, eh, questo personaggio si imbatte eh, in tre avventure, uh -huh. eh, La mascherina, In banca l'esame di terza media e eh, e poi abbiamo voluto mettere in scena tre co cose serie, diciamo due loghi okay. importanti. Uno giusto o sbagliato che eh, tratta delle attenzioni che non vorremmo subire, che riceviamo da qualcuno o da qualcosa eh, o in nome di, eh, di chi eh, le riceviamo. Questo, da, da chi li riceviamo non ci piace questo modo di comportarci okay. e quindi è una ribellione a che ne so, un padre che vuole vuol imporre al proprio figlio una, un certo tipo di vita e non, eh, il figlio non, 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 accetta. non accetta, per cui si ribella. E, e questo è uno. L'epilogo invece è la, la conclusione di una vita, l'esperienza di una vita. Lasciando ciò che si pensa sia importante nel, pro nel proprio bagaglio, nella, nella valigia, chiamiamola così, sì. con le esperienze fatte, anche le, le cose non riuscite, gli sbagli. Uh -huh. E quindi è un passaggio del testimone alla nuova generazione di quello che. Si, eh, noi crediamo fosse importante trasmettere al prossimo. Ok, mamma quindi mia, che questo... bello! Quindi eh, sarà una cosa molto interessante E la terza, invece, Andiamo. è un eh, monologo un po' eh, diciamo okay. strano, perché è fatto da due personaggi che okay. non si interfacciano tra di loro: Arianna e Andrea. Bene. Una, una storia dei nostri giorni, praticamente. Che riguarda, lo diciamo, la violenza sulle donne. Insomma, ah, ecco, okay. quindi, è qualcosa... quindi siamo anche in una tematica. che ho appena tematica. fatto. Eh. Dunque, due settimane fa una trasmissione sì, sì, qui so. appunto eh, su questo argomento. Allora, io volevo dire che mh, gli attori li cito io, così magari eh, li salutiamo: sono Simone. Ci sbaglia. Poi c'è Clarissa, sì, Roberta Scialdoni, Francesco Specchiarelli, Federica Meloni, Francesco Martorana, Carlo Tarda, Emiliano Quiselli, Teodoro Pirelli. Eden Sofia Ciocci. Questo è il gruppo, di questo spettacolo di questa occasione. Però appunto ecco la sceneggiatura è di Francesco Billa. Tu sei il regista. Io sono il regista. Tu sei il regista. Allora, Francesco Billa mi dicevi che è un paternitano. È siciliano. un siciliano è nato a Erice per cui sì. siciliano autentico. Che, che però... si è trapiantato a Genova da, da giovane, <coughs> è un ingegnere. Ah, quindi eh, eh, e lui lo faceva per caso. E lui cioè, da cioè, giovane. Scusami, non per caso, lo faceva come hobby, e poi per caso sì. tu l'hai trovato. Allora, eh, lui da giovane ha recitato in una compagnia Eleonora Adusa, mi pare una cosa del genere. Ah, ok. E, dopodiché, lui è un musicista, ha la passione per il teatro mm -hmm. e tante altre piccole passioni. E, una volta su internet ci interfacciavamo perché io Eppure, essendo appassionato di musica, eh, mi scaricavo dei pezzi che lui eh, ci, ci permetteva di scaricare. Okay. E eh, un giorno mi sono imbattuto in una sua commedia. Bene. L'ho letta, mi è piaciuta e gli ho detto: dico, senti un po', dico, perché non la mettiamo in scena? Mm, mm. E quindi. Ho fatto gli, gli arrangiamenti del caso, abbiamo messo in scena quella che abbiamo presentato Beh, due anni fa. Certo. Molto bene, da molto, da vero. Vero. molto bene. Da allora lui è diventato il nostro commediografo ufficiale e me ne ha scritta già 12. Sì, mili. tra l'altro sì, no, questa è la locandina che tra l'altro è solo in copia. Io la faccio vedere soltanto per gli amici di, eh, della pagina di Facebook perché... Ovviamente salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano attraverso la radio in modulazione di frequenza e quindi tutti coloro che in questo momento magari sono in macchina. Devo anzi ringraziare i tanti tanti ascoltatori perché questa è una trasmissione che ringraziando Dio sta andando molto molto bene e allora a maggior ragione voglio dire che questa è la locandina ovviamente come vedete è in bianco e nero perché in realtà è una, una bozza è una però poi insomma su Facebook avremo la possibilità sì, di, vederla, di vederla per intero e allora un'altra cosa che a me interessa, interessa sapere no? Eh, quando, quando voi fate le prove quindi quando si crea il gruppo ehm, cioè Qual è la difficoltà più grande per te? Cioè cercare di organizzare gruppo di attori, gruppo di personaggi. Per te quanto è difficile? Allora, il gruppo di personaggi... C'hanno cioè due difficoltà diverse, però sono tutte e due grandi difficoltà. Ok. Perché eh, inizialmente io, io ho nel, nel mio gruppo circa 25 eh, attori. Ok. E essendo tutti più o meno indaffarati con la propria professione, eh, è difficile riuscire a trovare quelli che eh, sì. accettano, ci sistemiamo sì. bene, eh? perché questo <ride> oh, qui devi sapere che ogni tanto sta... perdo l'equilibrio. <ride> <ride> diciamo una cosa dietro le quinte: siamo su un due Trespoli, perché Però poi per di fatto così è. <ride> però si sta bene vedo sì, <ride> Insomma. Sta bene, sta bene. e quindi ti dicevo eh, è difficile riuscire a, met a mettere tutti insieme mm. e, però una volta che si è creato il gruppo poi le difficoltà sono nel riuscire a trovare gli orari per poter fare le prove okay. generalmente è la sera di una, una volta alla settimana e si prova per quelle due o tre ore quindi okay. diventa anche molto faticoso perché le prove diventano estenuanti e molto... infatti mm -hmm. la commedia che presentavamo due anni fa ci richiese ben sei mesi di prove mm. mentre invece quest'altra abbiamo cercato di organizzarla in eh, poco più di due mesi ok, Quindi... bene bene allora siccome manca proprio qualche minuto diamo le ultime indicazioni io spero poi di averti con la compagnia per intero magari sì magari, eh, magari ci Mi vediamo con piacere, calma sì. anche perché mm. eh, ci tenevo molto a questa cosa amici che siete all'ascolto, eh, questo è davvero uno spettacolo a cui tengo molto perché al di là del fatto del, di Sandro che è un amico e che conosco molto bene e che lavora con molto, molto impegno, ma c'è dietro tutto un, un discorso legato allo al, spendere bene il proprio tempo libero eh, facendo arte, perché in realtà fare teatro significa fare arte. Allora lo ricordiamo, dove, dove siamo? Allora, Sala della Ragione Ad Anagni, uh -huh. sabato 11 dicembre 2021. Facciamo uno spettacolo pomeridiano alle 18 okay. e una replica serale alle 21. Ok. L'ingresso è libero, non c'è prenotazione, si entra soltanto col green pass fino al serimento, serimento posti. Fino al posti, tra l'altro alla sala della regione e come di Anagni sono parecchi. Allora io ti ringrazio, resta ancora un pochino con noi perché dobbiamo fare le foto di Rito. Grazie. E intanto vi dico amici all'ascolto, questa è Radio Day, questa è a 2x3, io sono Gaetano Donofrio. Abbiamo terminato l'anteprima, fra poco iniziamo la vera e propria trasmissione, saranno con noi in studio Matteo Marcoccia e Paolo Parlanti. Ne parleremo con loro e soprattutto vi farò conoscere loro e quello che ci propongono. Intanto vi ringrazio, va la pubblicità e poi il radio giornale e noi torneremo subito dopo. A fra poco. A 2x3 su Radio Day. Spot. È la cartuccia che ti parla? Sì, proprio quella che va. Stampante e mi puoi acquistare a un prezzo formidabile. Vuoi sapere dove? Sono presenti a Frosinone in Via Puccini 72, nei pressi del parcheggio stazione per info 0775-2022-67 e nelle città di Cassino e Sora. Oltre me in negozio trovi toner, stampanti, accessori per computer, articoli per ufficio, cartoleria e noleggio stampanti. E tutto può esserti consegnato in azienda. Ricorda, sono la cartuccia e il tuo partner perfetto in ufficio. Chiedi il tuo preventivo personalizzato sul sito www.lacartuccia.biz. Radio Day. Sono le 17 e 59 minuti. Radio Day. News. Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Potrebbe essere rilasciato oggi stesso Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che ha trascorso 22 mesi in cella a Torre Mansura per diffusione di notizie false. Il ragazzo ha ottenuto la scarcerazione ma non è stato ancora assolto dalle accuse. I suoi legali hanno chiesto l'accesso a tutti i verbali e alle prove dell'inchiesta. La prossima udienza è fissata il 1 febbraio. Grazie per l'impegno profuso dall'Italia, ha detto il padre dello studente. Sono oltre 15.000. A 700 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore con un tasso di positività al 2-3%, in calo rispetto al 3,2% di ieri. 99 le vittime in un giorno, aumentano di 33 unità le terapie intensive mentre sono 199 in più i ricoveri negli altri reparti Covid. I dati mostrano un aumento di nuovi casi con un RTA 1,2, ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro, 11 al momento i casi confermati di variante Omicron in Italia. Italia. Via Libera dell'Eme del Centro Europeo per il controllo della somministrazione di un mix di vaccini sia per il primo ciclo sia per i richiami. Secondo le due organizzazioni, gli studi sulla vaccinazione eterologa suggeriscono che la combinazione di sieri con vettori virali e mRNA produce buoni livelli di anticorpi contro il Covid-19 e una risposta immunitaria più elevata. Ultimo giorno di lavoro per la cancelliera Angela Merkel dopo 16 anni alla guida del governo tedesco. È previsto per domani l'insediamento del suo successore Olaf Scholz. Il leader socialdemocratico ha firmato con Verdi e Liberali l'accordo di programma per il prossimo esecutivo. Ora parliamo di un'opportunità per sostenere la crescita delle imprese agroalimentari italiane. Aiutare le imprese agroalimentari italiane a crescere superando le difficoltà create dal loro storico sottodimensionamento è uno dei compiti, oltre che degli obiettivi, di Ismea, che per questo ha lanciato Ismea Investe, uno strumento finanziario per favorire la capitalizzazione delle imprese. Il presidente Angelo Frascarelli spiega attraverso quali interventi. Di equiti, di quasi equiti, prestiti obbligazionari o partecipazione all'interno di imprese per favorire la crescita, soprattutto sul mercato internazionale ma anche sul mercato internazionale. Interno. Fino al 14 gennaio 2022 possono partecipare al bando le società di capitali anche in forma cooperativa con obiettivi di sviluppo. Ci rivolgiamo a tutta la filiera agroalimentare italiana, quindi dalla produzione primaria alla trasformazione alla distribuzione. L'obiettivo prioritario è quello di incentivare in questa fase di transizione ecologica, di transizione digitale, degli investimenti, soprattutto in quei settori dove la crescita è più promettente. Obiettivo finale di SME Invest è un salto di qualità per l'agroalimentare italiano dal punto di vista di dimensione, fatturato e occupazione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi. Bentrovati all'ascolto con Astra Info Mobilità, un servizio della Regione Lazio, edizione dedicata alle province di Latina e Frosinone, in redazione Gina Pandolfo. Traffico intenso a Latina e dintorni, ma vediamo nel dettaglio code sulla pontina all'altezza di Borgo Piave verso il centro, poi rallentamenti su via Piave e via Carlo Romagnoli nei due sensi di marcia, altri rallentamenti su via Isonzo da via Regione Veneto a via Priverno nelle due direzioni. Andiamo a Cisterna di Latina, che qui rallentamenti interessano via Nettuno da via Le delle Province a via Leonardo da Vinci in entrambe le direzioni e da via Guglielmo Marconi a corso della Repubblica sempre nei due sensi di marcia. Traffico intenso a Frosinone code su Viale De Volci, tra Via Tommaso Landolfi fino alla rotatoria, situazione analoga code su Via Casilina da Via Colle Iannini alla rotatoria nei due casi in entrambe le direzioni. Infine rallentamenti a Isola dell'Iri, su Via Napoli da Via Lungo Liri Pirandello a Via le Garibaldi nelle due direzioni. Per il momento è tutto da Astral Info Mobilità a seguire un messaggio di sicurezza stradale. Viaggio in sicurezza, monta pneumatici invernali o porta sempre le catene a bordo. Obbligo in vigore fino al 15 aprile 2022. Campagna di sensibilizzazione promossa da Regione Lazio e Astral Infomobilità. A 2x3 su Radio Day. Io sì, o... o... Eccoci, pronti, pronti, pronti. E stavamo, stavamo parlando qui con gli ospiti, quindi è chiaro che quando si parla di a tu per tre si, ci si distrae un po', no? E allora intanto voglio ricordare a tutti gli amici di Radio Day che io sono Gaetano D'Onofrio, siamo qui per una puntata molto particolare. E per chi ci guarda dalla pagina Facebook, già può vedere i miei ospiti. Allora, prima abbiamo ascoltato Sandro Cavalieri, il dottor Sandro Cavalieri, tra l'altro abbiamo parlato di teatro. Adesso invece parliamo di altro con Matteo Marcoccia, che tra l'altro è un professore, tu sei un professore di scienze naturali. Eh... Scienze naturali. O almeno ci proviamo. Sì, quindi <ride> sei. Ok, però e poi abbiamo anche Paolo Parlanti, che sei un filosofo. Sì, tra le altre cose. <ride> tra le altre cose sei un filosofo. Mi piace questa cosa del filosofo, eh. Ti piace? Sì, sì. A te piace un po' meno? No, oh no, io mi trovo molto bene personalmente Sì, stati, ecco, alzami un pochino la voce certo. Ah sì, scusa Ecco, <ride> l'unico problema è che eh, cominci ad avere quell'atteggiamento pagato, capito? E poi è così eh. che si crea questi problemi Tipo per esempio no. utilizzare la voce alta me, però mi questa spontanea. cosa pagata, figurati, è ecco, come so io Dunque, però noi siamo qua perché voglio parlare di questa associazione Si chiama Laudato Si Tra mm. l'altro tu sei responsabile del, del, del comitato proprio di Alatri Ma sono tanti i comitati sì, diciamo che la, la rete è diffusa un po' su tutto il rete, sul territorio nazionale. Uh -huh. e, e poi diciamo che il nucleo fondante parte da Rieti con la promozione della, della stessa da parte di Monsignor Domenico Pompili, okay. quindi che ha promosso questa. Questo comitato, questa che è la casa, è la casa madre a Rieti, uh -huh. sulla appunto sull'enciclica di Papa Francesco del 2015. Ok, quindi diciamo che parte tutto da Monsignor Domenico Pompili, il vescovo di Rieti, Sì. che tra sì. l'altro ah, è un mio carissimo amico. Pensa eh, che io e lui siamo stati eh, non proprio a scuola insieme, perché lui insomma faceva il seminario. però stavamo nel eh, comitato studentesco e a quel tempo c'era il distretto scolastico e noi eravamo i rappresentanti eletti dagli studenti al distretto scolastico quindi pensa da quanto tempo ci conosciamo tra l'altro abbiamo fatto i campi scuola insieme insomma sai io sono un po' vecchio ma insomma <ride> allora senti e di che cosa si occupa? beh diciamo che l'impegno della comunità laudato sì, come appunto mm -hmm. per tutta la rete nazionale partendo da ieri come dicevamo è un impegno quotidiano mm. è un impegno che parte dalle piccole cose per arrivare poi alle cose più grandi sì. quindi è sì un impegno eh, istituzionale nel senso che lo sento come docente e di uh -huh. trasmettere ai ragazzi l'amore per l'ambiente e l'amore per il rispetto della, della natura uh -huh. e, come, com, e come laudato sì come ad esempio i piccoli gesti quotidiani risparmiare uh -huh. di risparmiare eh, l'acqua di prendere un'auto magari non da solo ma magari in tre o in quattro quindi condividerla uh -huh. quindi quegli aspetti della... Della, della condivisione che sono fondamentali e che oggi ritornano anche nella natura, nella economia circolare e nella sostenibilità. Allora, aspetta, perché di questa cosa piano piano ci arriviamo. Dunque, tu conosci la Laudato? Sì, sì, sì certo. Ho avuto modo di conoscere un po' tutto l'operato del Comitato. Mm. Ovviamente, grazie a Matteo, che questo mi ha guidato tantissimo. Sì, e, sì da un po' di tempo insomma sicuramente come, come si eh, un pochino più di voce però sì, eh, certo, certo, se, no, se no mi rimproverano <ride> come, come si diventa soci cioè, come, come ti è stata proposta questa cosa inizialmente semplicemente ho conosciuto come dicevo attraverso Matteo comunicando con lui ho partecipato a qualche convegno più di qualche volta e, ed ecco è, è nata fondamentalmente così con un passaparola e con anche mi ripeto, l'interesse per l'istruzione spesso e volentieri porta uh -huh. a seguire questo genere di, di argomenti che ehm, noi del faccio, in generale, come comunità di insegnanti, ma anche come comunità uh -huh. in generale che comprende anche gli studenti, abbiamo molto a cuore. E, di conseguenza mi ha attratto molto spontaneamente e da quel momento ecco se... Senti, secondo te che vuol dire essere il volontario, far parte di un'associazione di volontariato? Che significa? Perché tante volte se ne parla, no? Se ne parla, se ne parla, se ne parla, però poi fondamentalmente che cosa vuol dire secondo te proprio, eh? secondo Paolo Parlanti? Ma che significa? Io vedo la figura del volontario sempre come un, fondamentalmente un corrispettivo, qualcosa che associa alla figura dell'attivista, se volete, cioè una dedizione, uh -huh. come dice Matteo nel caso della Laudato Sisi è un tipo di dedizione che si vede anche dai gesti più piccoli e più quotidiani, quindi un'abitudine di vita, uh -huh. cioè proprio una Diciamo un'inclinazione etica, però allo stesso tempo eh, significa anche prendere una certa posizione dal punto di vista pubblico e di conseguenza sì. assumere una certa identità con un certo valore politico. Da questo mm. punto di vista, mm. se vogliamo metterlo così, non so se ho risposto alla domanda. No, no, punto. no, hai risposto, hai risposto. Cioè. Anzi, <ride> Invece, torniamo a te: no? abbiamo detto tanti piccoli ehm, gesti, gesti quoti quotidiani, no? tante piccole cose. Allora abbiamo detto, diciamoli bene. Allora, mm. il primo, così. Ci, ci sentono bene. Allora, il primo che hai detto era eh, quello che è legato, mi pare, al consumo di... Sì, diciamo al rispetto delle, delle, risorse, delle eh, risorse. Che visto in scala più grande impegna anche tutti gli stati e tutte le politiche sull'ambiente mm -hmm. sull in maniera eh, abbastanza... Ponderante della okay. COP26 ed altro, ma non okay. ci voglio arrivare a quello. Partiamo <ride> Vabbè, da, da noi. Da noi. Quindi, oh, e poi c'è questa, ci sono anche altre attività, per esempio tutto il discorso dell'economia, no? Perché poi di fatto insomma cioè, non ce lo dimentichiamo. Adesso, fra l'altro, veniamo da due anni di Covid quindi, e ancora non l'abbiamo. Di chiusura. Cioè, proprio <ride> assolutamente. Ecco, cioè, come, come si pone la, la Laudato Sì con il suo stile di vita nei confronti. Avvenendo. Beh, eh, diciamo che se posso riassumere tutto in una, in una frase, è niente di questo mondo ci risulta indifferente. Mm. Quindi ciò che Papa Francesco proprio cita all'interno della, della mm. sua enciclica: quindi nulla ci deve cadere addosso mm -hmm. o niente ci deve far scansare dall'altra parte. Okay. Quindi cercarlo magari di prenderlo e di trovarlo come uh, un valore aggiunto, okay. quindi è questo il senso, vedere il bicchiere mezzo pieno e non mezzo vuoto. Il lavoro. Magari che, che ci attende sulla nostra Valle del Sacco, che tutti conosciamo come problematicità. Quindi, capire che ha un sacco di diverse uh, potenzialità: quindi, è un, un bacino di nuove eh, potenzialità per le generazioni future e per, la, per lo sviluppo sereno della popolazione che insiste su, su quest'area. Quindi, diciamo, io vedrei le cose sempre in senso positivo. La chiave è questa, è questa molto bene, eh? sta, sta andando bene. Eh, senti, ehm, adesso fra poco sentiremo anche un po' di musica, quindi adesso vi faccio pure qualche domanda. In un'ora abbiamo tempo, vi faccio pure qualche domanda sul personale, no? Tu che musica ascolti in genere? Eh, diversi generi, dipende molto dal periodo, se devo essere sincero. Per esempio, questo periodo? questo periodo, dato che vado viaggio molto in macchina per fare mm. avanti e indietro Anagni e Frasinone, ascolto. Parecchio rock, eh, anche di quello più commerciale, che è una cosa di solito non mi capita, no, sui classici. Ok, sì. E quindi è così è Poi mh, quando ho tempo di, di fare qualche ascolto un po' più di impegnato, mi do al jazz o al prog, prog metal. Non so se. No, 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 no. Sì, sì, no, li conosco, ah, sì. li conosco. Sì, sì. <ride> Ma <che ride> magari. Il prog, la gente. <ride> <ride> che stai no, a infatti, dire. Infatti, c'è. Cioè, però che diciamo che vuol dire prog, così magari. Progresso. lo diciamo, magari per chi, mh, per chi ci sta il progressive è un genere di. Diciamo, un genere di rock eh, un po' più complesso, eh, un po', posso dire? Qualcosa, abbiamo avuto anche esempi di prog italiano uh -huh. per dire come la VFM per fare un esempio sì. e io più che altro se mi devo spostare verso il prog metal uh, mi viene più facile descriverlo perché è un po' più a livello tecnico, un po' più sfaccettato se parliamo per esempio di sono la batteria ah si ok, sei un musicista sì, sì, uh -huh. ritmi, se uno pensa a rock ballabile, quel genere, no è esatto no post. vabbè ho capito, ho capito soli lunghissimi, canzoni <ride> molto, temi complessi sì sì sì, no, che conosciamo bene <ride> tu da musica come stai messo? Beh, io magari mi sposto un decennio un po' più a monte perché comunque sì. eh, essendo un po' più grande di Paolo, ecco, certo. diciamo che <ride> vengo da una storia in cui magari Litfiba, i Redocidi Peppers, quindi ah, un vedi. pochino questa era, era la musica che, che, che... mi trascinava e che con, ancora continua a trascinarmi. Senti, quanto conta le, il, tuo, il tuo essere appunto un docente di scienze nella laudato sì? Quanto è importante? Beh, se... Sicuramente il fatto di aver scelto una vita in cui lo studio continuo di, di tutte le tematiche ambientali hanno sempre contraddistinto in modo mm -hmm. preponderante la mia vita, ebbe, questo è, è fondamentale. Sì. E il fatto di, di essere un docente, questo mi fa vedere, mi fa applicare mm -hmm. questa, questo ingresso e questa collaborazione con la Dadossi -Sì in modo... Sia da una parte tecnico, ma sia da una parte anche come, come uomo, quindi unisce uh -huh. sia la parte di tecnico che la parte di uomo per poter portare un valore aggiunto a, a quello che oggi è il nostro ambiente, sia uh -huh. come, come comunità di persone, sia come ambiente fisico. E, 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 e nasce in un ambito ecclesiastico, no? Però è aperto a tutti. Assolutamente, Assolutamente è un messaggio trasversale quello. Di Papa Francesco sulle, nelle sue 192 pagine mm. quindi mm. tocca a tutti quanti nessuno si può ritenere escluso da questa, da, da questa sua chiamata e la è una chiamata che, che parte dal 1300 da, sì. da, San, Francesco. da San Francesco quindi Francesco, diciamo sì. è un, un ricordare ciò mm. che Francesco ci aveva messo ci ha posto alla luce mm. quindi mm. Eh, questo veramente è un un valore aggiunto di, di quello che ha fatto Papa Francesco perché sinceramente se ne parlava tanto, ci sono state tante encicliche che hanno parlato appunto dell'amore sulla terra, ma nessuna mai si è rivolta all'ambiente in questo modo. Okay. Quindi ricordando anche quale deve essere il nostro modo di approcciare alle risorse, al, alla cultura dello scarto, okay. che parte dall'ambiente ma tocca anche le persone. Di questo ne parleremo fra poco. Okay. A te invece voglio dire, no? visto che siamo in un ambiente, almeno questa associazione nasce in un ambiente ecclesiastico, poi è anche aperta a tutti, e ci può, secondo te è un tipo di associazione che proprio perché ecclesiastica si distingue dalle altre o potrebbe non essere assolutamente influente la cosa? Dipende tanto dal senso in cui intendi che si distingue dalle altre. Mm -hmm. Cioè, nel senso, certamente si differenzia, ha un tipo di, diciamo, delle Qualcosa di caratteristico in quanto associazione ecclesiastica, cioè l'ispirazione uh, okay. di cui parlava Matteo, sì. il tipo di. l'ispirazione ai messaggi di Francesco, figura del santo e, e, e Papa Francesco, ovviamente eh, ha un qualcosa di programmatico e influisce sull'identità dell'associazione. Però, fondamentalmente, in quanto associazione opera nella società civile in maniera capillare, un po' su tutta la società senza particolari, senza isolarsi, quello intendo dire certo, quello. Sì, sì, sì. È contraddistinta a delle specifiche in questo senso. Eh, è un tipo di volontariato comunque molto aperto a interventi di tutti, come dicevamo, quindi eh, ecco questo intanto dire bene, ne parleremo ancora in modo più approfondito adesso abbiamo da pubblicità e poi abbiamo un brano musicale che a questo punto non so se vogliamo farlo scegliere ai nostri ospiti intanto voglio salutare Billy Mega Mix, che è il nostro regista, eh, ciao Billy allora eh, lo scelgo io, posso ce l'hai il pezzo di Elodie che piace tanto ai miei studenti, ok allora il nuovo pezzo di Elodie ma questo dopo la pubblicità, questo è a 2x3 con Matteo Marcoccia e con Paolo Parlanti a fra pochissimo. A 2 per 3 su Radio Day. Spot. Chiudere, aprire, subire, reagire, aspettare, investire. Crisi, occasione, solitudine, unione. Conosciamo lo stato d'animo di artigiani e imprenditori. La cosa peggiore è stare nell'incertezza. La cosa migliore è entrare in CNA. Credito. Contributi a fondo perduto. Sicurezza sul lavoro. Igiene degli alimenti. Pensioni. CNA e Afrosinone. Cassino, Sore e Anagni. Info 0775 82 281. Originali, particolari, uniche. Sono le persone che frequentano il Salone di Angela Cipolla. Dove, con i suoi studi e le sue tecniche, sceglie insieme a te il suo staff la cura e l'immagine per i tuoi capelli e il tuo fisico con i migliori prodotti. Il Salone di Angela Cipolla. Parrucchieria e centro estetico per lui e per lei. A Frosinone, in Via Madonna della Neve 83. Prenotazione al 331 18 52 533. Salone di Angela Cipolla, moda e classe, per la tua persona. Cerchi lavoro? Oggi è il tuo giorno fortunato. Un'azienda leader sta cercando una figura femminile da inserire nel proprio organico, in modo indipendente. Per info, chiama il 340-3056-217. È nata la prima applicazione gratuita ufficiale di Radio Day per smartphone Apple e Android. Finalmente basta un touch per portarmi sempre con te, per ascoltarmi in tutto il mondo, per essere sempre in contatto. Scaricami subito gratis dal tuo... Per tre, su Radio Day con Gaetano D'Onofrio. Eccoci qua. Allora, tu per 3 siamo qui, torniamo in diretta. In questo momento sono le 18:21 e siamo negli studi di Radio Day da Frosinone. Naturalmente eh, non soltanto attraverso la modulazioni di frequenza, ma voglio dire che appunto ci ascoltano eh, anche attraverso Facebook e quindi la pagina proprio dedicata a Radio Day. Siamo in diretta anche su Instagram, siamo su www.radioday.it, me pure in pappino e poi siamo in collaborazione con Radio Standby, insomma, una cosa fatta bene. Tutto questo perché? Perché abbiamo Matteo Marcoccia, il professore di scienze naturali che è responsabile del comitato di Alatri della Laudato si, questa associazione di cui stiamo parlando, e poi abbiamo il professor Paolo Parlanti che insegna filosofia Filosofia, storia, storia. e per il Cambridge IHC, sì. Il pure io. ogni tanto eh, lo Sì, ci no, fai... no, poi puoi farlo, eh. Tu sei un filosofo, e <ride> puoi permettere quello che ti pare. La una cosa... Proprio... Hai licenza dell'Italia, <ride> <sì, la> licenza... <ride> Senti, allora, dunque, eh, torniamo a noi. Allora, abbiamo detto, alcune cose le abbiamo cominciato a dire, sì. no? Adesso vediamo quali sono, cioè, se c'è un discorso di stile di vita, se ci sono degli obiettivi, però... Diciamo dei punti fermi della Laudato SI, cioè è un'associazione che nasce con dei punti fermi, magari se ne cominciamo a parlare. Sì. Ad esempio uh, l'ecologia integrale, mm. che significa l'ecologia integrale? Cioè di riportare tutto ad uno stile di vita molto più naturale Quindi, okay. e uh, evitare eh, appunto questa situazione in cui uh, anche il dispendio delle risorse energetiche, di tutte le risorse in senso lato, possono essere... Uh, Usufruite e comunque sfruttate in modo non adeguato. Mm -hmm. Quindi, diciamo che lo stile di vita semplice e sano a cui ci si rifà sarebbe quello di Francesco. Però, ovviamente, rivisto in chiave moderna, mm -hmm. non ci immagineremo nessuno vestito col saio e andare in giro per, sì. per, per eh, la città. Ecco, però, uno è... che magari diciamo si arrabbia. No? Che, insomma, lui è stato, è stato veramente un grande contestatore. Certo. No? Eh, quindi, eh, insomma, diciamo che una cosa di questo tipo. Eh, ci sta, insomma, oggi, no? volendo. È ancora rivoluzionario francese assolutamente, è, è rivoluzionario come lo è, come lo è stato Dante e continua ad esserlo Dante. Quindi, mm -mm. sono dei eh, messaggi che, trasversali che continuano a camminare nel, nel tempo. Quindi, non si sono fermati alla loro epoca questi messaggi, ma continuano ancora oggi a suscitare, e a muovere l'uomo dall'interno. Quindi, mm -mm. questo. Uh, Animale che l'uomo sì. comunque è un animale sociale, che comunque ha bisogno delle relazioni, e in questo senso ha bisogno anche di, di sentire cosa gli viene da dentro, però il rapporto anche alla natura. Okay. Non è un caso che poi i più grandi, le più grandi abbazie e i sì. conventi siano in mezzo alla natura, in mezzo a paesaggi di ore. Certo. Di scoprire anche la bellezza della, della visione di alcuni paesaggi. Io mi stavo dedicando anche un po' anche per professione. Mi stavo appunto dedicando a, a rivedere, rimodulare alcune risorse che non, non consideriamo più tali. Ad esempio, mm -hmm. i filari di alberi mm -hmm. sono delle, delle estreme ricchezze dal punto di vista. Eh, no, ricordati dove siamo arrivati. Sì, assolutamente. <ride> Perché adesso io ho ah, una telefonata e al telefono ah, ho il professor Lorenzo Proscio. Lorenzo, ci sei? Eccomi, eccomi, buonasera a tutti. Buonasera. buonasera. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Vi saluto dalla Portogallo. Hey, Sono lo so, Erasmus. Lo so che te ne, sei, te, ne, te ne sei andato con la tua scuola a fare. Ma con la nostra sabbia. scuola, Lorenzo. Sì, no, no, no. Non comunque, solo comunque, io ho qui Matteo Marcoccia, non so se lo conosci. Sì, ecco. ma vagamente, vagamente, e anche Paolo Parlanti. Oh, anche lui vagamente, <ride> io non lo conosco. Due grandissimi colleghi. <ride> allora, diciamo agli ascoltatori che al telefono abbiamo il professor Lorenzo Proscio. Lui è professore di discipline italiane, no? Sei, sì, sì. quindi Italiano, del Latino, Latino sì. quindi discipline letterarie, eh, sì. questo presso il Liceo Leoniano, quindi Leoniano. presso l'Istituto Bonifacio VIII di Aragni, che salutiamo, sì. io saluto anche la, la dirigente, anzi il dirigente che poi è Arganelli e poi la, di la direttrice sì. appunto che è Anna Marsili. Eh? Allora Lorenzo, stiamo parlando sì. della laudato SI, tu sei stato coinvolto sì. in questa esperienza? Certo, certo. Noi abbiamo preso il messaggio lanciato dai fondatori delle uh -huh. famose comunità Laudato Si, cioè Carlo Petrini e Monsignor Domenico Pompili. Uh -huh. Cerchiamo di creare una comunità anche ad Anagni uh -huh. dove appunto ci diamo da fare molto dal punto di vista educativo perché è il nostro settore, poi in particolare il mio, ma uh -huh. iniziative. Noi cerchiamo di far capire che questo messaggio da Laudato Si, che è dell'economia integrale, ha delle ricadute anche sul quotidiano, sul piccolo. E uh -huh. quindi ecco, ci siamo da fare, certo il Covid non ha aiutato in questo, ma certo. piano piano stiamo cercando di uscire uh -huh. da, da questo periodo e quindi stiamo cercando ecco, di far capire come i quei piccoli gesti quotidiani, come Papa Francesco dice appunto nella Laudato Si, possono contribuire al miglioramento del, del nostro mondo, del nostro pianeta. Perché uh -huh. ovviamente abitiamo una casa una casa comune, perché ciò che facciamo noi in Italia chiaramente <ride> si, 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 si ha degli effetti anche fuori. Quindi è chiaro anche, che... in oh, ma... anche in Portogallo. Senti eh, sì. allora Lorenzo, come si diventa sì. Soci? No? Io, io vorrei diventarlo, no? Adesso voglio sì. dire, per carità, ci conosciamo, quindi poi ci organizziamo per questo. Però se magari Sesto. vogliamo dire agli ascoltatori. Basta semplicemente contattare me per quanto riguarda la comunità di Anagni, okay. perché sono appunto il referente, e basta venire ai nostri incontri, partecipare alle nostre attività, cioè non, è, non sono delle associazioni culturali intese in senso uh, giuridico o altro, sono delle comunità, si parte proprio da questi piccoli gesti, fare, fare insieme. Ecco. E è facilissimo, quindi basta soltanto contattarmi. E così anche per Aladri, insomma Marcoccia, sì. e poter ecco, partecipare quindi, a tutte queste nostre attività, che ripeto sono piccole cose che però ecco, fanno sviluppare proprio questa coscienza del rispetto dell'ambiente e il del rispetto del prossimo soprattutto. Bene. Quindi è facilissimo. Bene, senti, adesso la mia trasmissione non è soltanto per dare informazioni, ma anche un po' per conoscere gli ospiti che ho. Mi dici una sì. cosa eh, positiva e una cosa negativa del, di Matteo Marcoccia? Ah, allora di eh, positive si cioè, ci sono veramente sì. tante che adesso <ride> sceglierle una cioè, sicuramente una persona posso dire una cosa una persona competente su okay. questo io proprio sì sì assolutamente mm. Matteo è una sì, persona veramente competente la sua mm. disciplina la padroneggia e poi ha una visione molto ampia e aperta di, di tutto quello che è mm. il mm. complesso sia scolastico ma proprio a livello di visione mm. e... la cosa le, negativa le, le, attento perché me lo chiedo cosa... pure a lui eh eh sì, è una cosa Quindi. negativa, 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 eh, quello non è facile, negativa. Vabbè dai, insomma, una, una puoi dire, intanto mm. siete lontani, eh? tu sei in Portogallo. Sì, 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 <ride> sì, <Dai. ride> Negativa, beh possiamo dire che uh, rispetta... Ecco, forse è una cosa che poi negativa non sarebbe però ecco lui e le regole sono un tutt'uno ah, quindi okay. se c'è la regola deve essere quella e non, non c'è defezione. è un alcune. po', pesante, è un po quindi... pesante sotto questo aspetto <ride> no, <vabbè. ride> allora sentiamo ecco, cosa, però... invece cosa dice lui di te Senti, ah, andiamo, okay. con, andiamo con quella negativa perché poi quella positiva per il professor ecco. Proscio diventa un po' una cosa per alleggerire la <ride> la pasticca no allora Conoscendo bene Lorenzo, direi che uh, la, la cosa negativa, che in realtà è come, come diceva lui, è, è positiva. Poi mm -hmm. potremmo vederci un risvolto negativo è che si vende tutto a cuore. Mm -hmm. Quindi, è logico che poi alla fine, eh, a un certo punto, alcune cose ti, o, o ti appesantiscono o ti deludono. Quindi diciamo certo. che poi si porta cerca di portarsi tante volte questo peso, peso dietro, okay. e poi, mm. uh, in tal senso, la cosa positiva è che comunque è sempre la sua disponibilità e competenza come ha detto per me ma certo. ovviamente io lo penso di lui in maniera uh, su, su tutta l'altra sfera che poco magari mi compete ma veramente competente e ad Anagni hanno un valore aggiunto con, con Lorenzo molto bene allora Lorenzo c'ho qui anche Paolo Parlanti Faccio, sì. ti faccio dire una cosa anche su di lui lo conosci abbastanza Sì, si sì, Paolo, no, Paolo ecco, sì, si chiama da... parlanti ma parla poco Però eh. Sì, eh. E il radio non è proprio conveniente vai, vai dimmi una no, cosa Paolo... eh, di lui dimmi solo una cosa positiva dai mentre Marcoccia se la meritava una cosa negativa lui sono ah, forse è così e così diventò silenzioso no. anche Lorenzo. allora vai Lorenzo Paolo è la, sicuramente la disponibilità, la mm. disponibilità e l'umiltà in realtà. Disponibilità sì. ed umiltà, sì, perché è arrivato da noi quest'anno, devo dire che si è messo di buona lena a collaborare, mm, a, mm, a fare... Sì, sì no, veramente Paolo è una risorsa preziosissima è un per filosofo, il nostro team. È, è un vero. Sì, filosofo. È un filosofo, quindi sì, sì, no, veramente disponibilità. E è un bravo ragazzo veramente sta crescendo con noi quindi ecco, siamo anche contenti di questo perché bene. Insomma, bene, la bene. scuola italiana ha bisogno di bravi insegnanti disponibili <ride> ok Grazie. allora io a questo punto ti saluto Mm, Va bene, ti ringrazio per, per essere stato con sì, noi eh. a voi. E, soprattutto, a voi. e soprattutto ci tengo, ci tengo a dire che il nostro professor Lorenzo Proscio che ci ascolta eh, ci sta parlando dal Portogallo è professore di disciplina letteraria pensa Lorenzo noi siamo colleghi non so se tu lo siamo colleghi, siamo molto, voglio dire, noi, sotto l'aspetto proprio dell'insegnamento, rispetto ai filosofi e ai professori di scienze, insomma, voglio dire, siamo sì. i numeri uno o no? Eh, certo. <ride> Scherzo, però veramente eh, eh. grazie, grazie Lorenzo. Fai fa una buona voi, vacanza. E valuto. poi, quando rientri, mh, ci vediamo e magari qualche volta ci vediamo anche in trasmissione. Va bene? Va benissimo, va benissimo, grazie a tutti. Ciao a tutti, un salve, salve, Lorenzo. ciao. Grazie, grazie a Lorenzo Prosch. E noi torniamo. Torniamo al nostro. Eh, aspetta, no, prima avevamo stoppato un discorso che mi stavi facendo. Sì. Stavamo appunto parlando di alcune risorse che spesso e volentieri possono non essere viste come, come tali. Uh -huh. e In quest'ultimo periodo mi stavo un po' soffermando su alcune risorse, come ad esempio i filari d'alberi. Uh -huh. Qualche cosa di straordinariamente comune, ma che forse comune non è. Sì. Diciamo che questo è un po' retaggio anche di ciò che ho studiato all'università mm, che poi mm. ho avuto modo di approfondire in Enea e poi diciamo anche di avere una visione eh, anche un pochino allargata grazie al mio tirocinio in Arpa. Ah, okay. Quindi diciamo che mi sono portato dietro queste esperienze, me le porto dietro ancora tutt'oggi mm. e eh, mi permette di dire che queste straordinarie presenze oggi arricchiscono le città mitteleuropee in maniera grandiosa, mm -hmm. I, più grandi, i più grandi viali di Barcellona, di, di Praga, sono, siamo stati in Finlandia poco uh -huh. tempo fa, sono comunque uh, in stretta coordinazione con, uh, con le alberature. Uh -huh. Le alberature sono fondamentali perché danno appunto al, anche alla costruzione, anche al, uh, all'abitato un qualche cosa in più, uh -huh. ma non soltanto questo dal punto di vista turistico, ma anche dal punto di vista anche strettamente biologico, chimico e anche poi anche all'interno di altri complessi che, comunque, poi magari eh, non vorrei entrare nel, nel tecnicismo, uh -huh. ma che, comunque, alla fine portano appunto a un, migli un miglioramento della qualità della vita. Ok mi va bene, mi va benissimo adesso, adesso invece volevo parlare con te no? quando parliamo di una di una di questo tipo abbiamo detto che mh, insomma si è, nasce nel mondo ecclesiastico ma poi è aperta a tutti ma un bel diciamo così, c'è dentro una spiritualità un'essenza un così, così forte che è quello dell'amore per la natura ecco e tu che sei un filosofo insomma vogliamo collegare questo amore per la natura con, eh, con qualche pensiero che secondo te è importante tenere presente anche per questo tipo di situazione sai cosa che in questi casi quando si parla di argomenti come l'amore della natura per mi dire sempre ma io sono grande devi capire è... sì, <ride> no, cioè, bene. Che... ecco allora quando no, siamo per... seduti siamo tutti alti uguali però eh questa è una è cosa fatta bene questa è una cosa bella una uguaglianza eh? <ride> <ride> vai comunque sì niente e, ti dicevo quando penso all'amore per la natura a questo genere di tematiche che mi stanno particolarmente a cuore penso sempre ai miei ragazzi a scuola quindi uh -huh. il cioè, mio primo pensiero parla non tanto ai pensieri di altri autori che vabbè cioè, sì. sono anche piuttosto uh -huh. noti, insomma non so eh, se, se è proprio opportuno menzionarli. Mi viene in mente il tipo di educazione più che altro che fornito da questo genere di associazioni, sì. un'educazione a 360 gradi che riguarda anche la capacità di valutare, interfacciarsi con eh, il, la natura a tutti i livelli, valutare tutte le misure, come anche come Matteo, non soltanto le risorse, ma anche il modo in cui è trattata la natura a livello giuridico, a livello legale, mm -hmm. capire esattamente tutte le implicazioni e gli interessi che stanno alla base di questo. Noi, dico ripensavo ai miei ragazzi perché con loro spesso faccio riflessioni di questo genere, mi rendo conto che non c'è bisogno di andare tanto lontano mm -hmm. per trovare pensieri importanti riguardo all'amore per la natura, o certo. espressioni di mm -hmm. amore mm -hmm. per la natura. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, cioè io li ritrovo con loro. È un'esigenza che i giovani sentono molto vicina, quindi eh, eh. È, è, a loro, è da loro che ho sentito i più bei pensieri da questo punto di vista e soprattutto la frizzante originalità che deriva da tutti quanti che vogliono proporsi e lavorare per questo ambiente. Io li vedo ogni giorno e me lo dicono, eh, e questo eh. l'ho sempre apprezzato molto. Insomma. Quindi per ora mi viene, mi viene in mente Beh, questo. Qui, mi va bene. Senti, <ride> l'associazione collabora anche con altre associazioni. Sì, mm. eh, non, più tardi di tre giorni fa mm -hmm. siamo riusciti a mettere su con uh, gli amici di Radici, sì. l'altra associazione del territorio latrese, un bel convegno sì. in cui appunto, grazie anche alla partecipazione del uh, professor Budini, Simone Budini, un amico, della Pontificia Università Salesiana uh -huh. e con Gabriele Rita Rossi e con la partecipazione mia e di Lorenzo Groscio, siamo riusciti appunto a tirar fuori una bella uh, serata in cui si è riusciti a parlare di tanto. E come sintesi è venuto fuori appunto che l'uomo ha bisogno della natura: si inserisce in questo quadro e non può esserne appunto uh -huh. un qualche cosa al di fuori, okay. e, e, e ne ha stretta uno, una. Un bisogno una necessità che è impellente e dal punto di vista appunto della mh, del costrutto di questo rapporto appunto anche di coltivarlo Bene, allora poi parleremo anche di, di altre iniziative, insomma avremo modo di, di, di discuterne ma adesso andiamo di nuovo con la pubblicità e poi andiamo con un brano musicale, io come al solito voglio mettere alla prova Billy Megamix, <ride> no scherzo, questo è un brano che sta andando fortissimo, è uno dei brani più sentiti nel mondo e pensate che il video... È il video in assoluto più visto nel mondo. Sto parlando del brano di Elton John e di Dua Lipa. Bellissimo. Ce lo sentiamo insieme, Cold Heart, cuore freddo. E poi volevo anche avvertire che qui dentro fa veramente molto caldo, quindi se possiamo limitare, perché sembra di essere a Santo Domingo, quando fuori ci sta 0 gradi. Perfetto, benissimo, dalla Finlandia a Santo Domingo. <ride> sì, sì. <ride> Bene, allora pubblicità e torniamo fra poco su Radio Day. Tu per tre su Radio Day. spot. Sì, proprio quella che va dentro la stampante. E mi puoi acquistare a un prezzo formidabile. Vuoi sapere dove? Sono presenti a Frosinone in Via Puccini 72. Nei pressi del parcheggio stazione per info 0775-2022 67. E nelle città di Cassino e Sora. Oltre me in negozio trovi toner, stampanti, accessori per computer, articoli per ufficio, cartoleria e noleggio stampanti. E tutto può esserti consegnato in azienda. Ricorda, sono la cartolina il tuo partner perfetto in ufficio. Chiedi il tuo preventivo personalizzato sul sito www.lacartuccia.biz. Sei una persona di classe, ami il bello, il meglio e vuoi personalizzare il tuo corpo? Scegli il centro estetico Beauty Boutique, dove un personale qualificato e attento ti proporrà manicure, pedicure, semipermanente, trattamento viso corpo, pressoterapia, solarium. Il centro estetico Beauty Boutique è a Frosinone, in piazzale Vienna, zona Cavoni. Per prenotazioni 393-87-41-660. Centro estetico Beauty Boutique. Per migliorare la tua personalità. Amici sportivi, siamo qui per ricordarvi insieme a Luca Perna, Ciao Luca. Ciao Ugo. L'appuntamento subito al termine di Monza Frosinone per? Per dallo stadio allo studio. Monza Frosinone, sabato 11 dicembre. La partita inizierà alle 14. E dopo, ovviamente, caro Ugo, Andrea. Ci sarà la nostra diretta qui su Radio Day. Non mancate. Radio Day. Ogni giorno con te. Peggio. Cioè io sono innamorato pazzo di Dualipa e quindi sta cosa la volevo dire, no? Vabbè perché d'altronde... Lei non lo sa, però l'importante è che lo sappia io che siamo fidanzati. <ride> Senti, allora a proposito di battute stupide mie, ma invece parliamo di te, tu sei sposato e da pochi mesi, da tre mesi è arrivato Filippo. Eh sì, eh sì, eh? Cioè, Ricchito, sì, ha illuminato la nostra famiglia, la nostra piccola famiglia e ovviamente questo uh, ci gratifica tantissimo come genitori. Mm -hmm. ci dà nuove responsabilità e ovviamente grazie a Silvia che poi tiene uh, questo bambino come, come la luce della, della nostra famiglia quindi, quindi come ah. eh, bene bene so, naturalmente gli auguri Mazz eh, so, ce li siamo già fatti ma adesso ce li abbiamo già fatti ma adesso sono ancora più forti perché li facciamo in diretta su Radio Day tu sei sposato, fidanzato? Io ho 26 anni, quindi ancora, ancora per sei me sei. un po'. Fai, no, fai bene. Sono fai fidanzato, ben. sì. sì, sì Senza sì. un po' di No, per il matrimonio, ci devo... è una cosa che bisogna programmare. Eh certo. Bisogna stare belli sicuri, anche <ride> materialmente, intendo dire, ci <ride> beh, ma proprio sicuri da tutti i punti di da vista. Da tutti i punti di vista, ci eh. il nostro tempo sì. pragmatico <ride> fino alla fine. Eh beh, uno deve... Il futuro si costruisce piano piano, ma te lo sai beh, pure beh, del beh. Mattone dopo mattone. No. Invece, parliamo del piano del verde: che vuol sì. dire? Che di cui si occupa appunto lo ricordiamo ragazzi amici all'ascolto stiamo parlando dell'associazione laudato si prego diciamo che il piano del verde dovrebbe essere anche uno strumento che ovviamente dovrebbe essere sempre più incrementato sempre più implementato ecco questa mm -mm -mm. è forse la parola giusta sì. eh, perché all'interno di ogni eh, situazione territoriale che sia mh, un ambito comunale o più vasto perché comunque ci permette appunto di fare un bilancio rispetto a quello che è anche il nostro patrimonio del, del verde, cioè vuole dire eh, del biologico, del, eh, delle specie arboree, delle specie arbustive e di quante altre comunque compongono questa, questa mh, varietà delle specie botaniche. Okay. Quindi questo è importantissimo. Anche la collaborazione con, con Nuovi mm. Orizzonti, ogni tanto per dargli una mano su ah. questo ambito, sulla redazione del verde intorno alla loro area mi fa piacere ulteriormente mi gratifica. Sì, che ho poi avuto... conosciamo molto bene chiara io ho avuto, molto, ho avuto molti, molte occasioni per stare con lei per collaborare con lei questo dai tempi in cui lei aveva un picco, piccolo appartamento Ma... a trigoria pensate un po' poi, poi si è spostata a piglio insomma le cose sono diventate persone eccezionali eh, no? sì, sì. insomma è, è veramente straordinaria Veramente, dunque invece vogliamo parlare dell'attrazione urbana, poi ne parleremo meglio con lui, però idea del verde che deve entrare appunto nell'ambiente urbano, no? Addirittura si fanno i grattacieli verticali, eh sì. scusa i boschi verticali, questi grattacieli pieni di verde, eh, cioè questo tornare un po' alla, alla natura secondo te eh, è positivo o è tutto un, eh, come possiamo dire, una cosa di facciata? Guarda, io eh, su questo punto di vista penso che non sia né l'una né l'altra, nel senso che è un problema in gran parte culturale e anche scientifico per certi versi, tecnico. E un concetto per esempio come le foreste verticali, i boschi sì. verticali. Eh, io sono d'accordo con chi eh, ha criticato questa, questa, questo concetto come un fraintendimento della nozione di bosco, cioè il bosco è un, un ecosistema specifico: sì. non può essere trasportato su una dimensione verticale pretendendo che poi possa effettivamente sostituire una riforestazione, cioè quindi la, la, di, la, di, la circoscrizione di ampie aree di verde mm -hmm. dedicate interamente tra l'altro a specie. Ha una gamma di specie specifica, sì. che deve, eh, cioè quindi dedicato un, anche con un certo occhio alla biodiversità e alla specificità delle, eh, dei diversi tipi di eh, piante che si devono trovare in quella zona lì. Mm -hmm. È un tema che va trattato con molta cura perché è soggetto a molti fraintendimenti. È un mm. problema, dicevo, tecnico per questo punto di vista, culturale... Perché eh, tutti i difetti sistemici di cui soffre anche la nostra economia, poi vanno eh, necessariamente a limitare l'originalità delle idee che uno può proporre da quel punto di vista. Uh -huh. Motivo per cui ecco noi tante volte si, si provano a fare dei progetti anche qui nella città Frosinone, sì. per la riforestazione o per la tutela degli ambienti eh, in pericolo. Pensiamo anche soltanto al parco del fiume Cosa, tutte sì. le iniziative che hanno fatto. Ci sono stati dei successi, ma si aspirava molto di più e a sì. una partecipazione molto più ampia, sempre perché c'è una certa tendenza a ritrarsi davanti uh -huh. a certi problemi che si creano. E per questo. Per, per riallacciarci al tema del volontariato sì, e dei sì, bisogno bisogna partecipazione e motivazione da questo punto di vista, perché i risultati sono, in questo campo sono, ambigui, sono spesso ambigui e difficili da conseguire. Non sono pessimista, questo no, è la no, no, complessità della situazione. No, no, capito? sei molto concreto invece. Cioè, eh. dire, nella, nella realtà così è di fatto. Dunque, <ride> eh, noi invece siamo al di là del fatto che noi viviamo nelle città dove intorno c'è tanta campagna, ma poi non è vero, no? Perché se io mi faccio tutta una strada. Cioè, trovare, per esempio, uno spazio dove c'è solo verde è un po' difficile. È un po difficile Le nostre eh. città sono, c'è cioè, abbastanza verde, no, ad Latria, Nagni Frosinone. Magari vista dal da satellite, sì, vista lontano. lontano. Il problema è che c'è una, una disomogeneità organica, permettimi mm, di dire mm. questo, prego, prego. Eh, perché dico così? Perché questi nostri spazi sono uh, stati realizzati forse con poca pianificazione io quando parlo con i miei ragazzi e quando comunque eh, intratteniamo le nostre lezioni sia di chimica, di biologia o quant'altro oppure mi, mi capita anche nella mia progettazione del verde di uh, uh -huh. parlare con un, chi mi richiede una determinata tipologia di verde beh, quello che dico è la conoscere quello che ho, da uh -huh. cui parto sì. pianificare e poi realizzare è un po' si chiude al triangolo uh -huh. e questi punti sono i, i vertici del triangolo quindi non posso prescindere da queste tre eh, aree tematiche e quindi in tal senso aspettarsi del verde in un ambito che comunque era agricolo mm. si è evocato poi alla industrializzazione eh, diciamo un pochino selvaggio tra, tra parentesi e poi alla fine sta ritornando verso l'agricoltura 4.0 il che è un mio auspicio perché sarà una, la, la prossima risorsa del, del nostro futuro per i nostri giovani mm. Mm. e quindi però bisogna vederla in modo se, eh, pianificato e in modo da poter ottenere non il massimo, ma da ottenere il giusto per ciascuna, sì. per ciascuna popolazione che ovviamente va a, a coltivare e ad usufruire determinate risorse in modo, in modo selettivo. Ecco, questo è il mio auspicio, però, in tal senso, c'è bisogno di tanta pianificazione: di conoscere mm -hmm. il territorio e di poterlo organizzare dal punto di vista della, delle risorse del verde in maniera adeguata. Bene. Dunque, allora, vediamo un po', siccome abbiamo ancora qualche minuto, insomma, sì. diciamo le cose importanti. Allora, intanto, eh, voi fate anche dei convegni. L'ultimo sì. che avete fatto, quando c'è stato? L'ultimo c'è stato venerdì scorso. Venerdì scorso e di cosa avete parlato? Ed abbiamo parlato appunto di eh, del, dell'uomo che parte da... Le radici e queste radici devono essere appunto e l'avete in... fatto appunto quello insieme con l'associazione radici e ce n'è un altro in programma ce n'è un altro in programma e, e qui forse subito dopo natale mm -hmm. quindi tra gennaio e febbraio il periodo più giusto sì. e appunto vorremmo implementare appunto questa, questo discorso che si è affrontato su uomo ambiente e natura proprio per rispenderlo a 360 gradi sulle diverse anche uh, presenze che ci saranno nel, nel convegno quindi mm -hmm. dai uh, convenuti ai relatori. bene, secondo te un'associazione come questa mm -hmm. quanto mh, quanto è importante per un'associazione come questa collaborare con la politica? eh, domandone eh? <ride> <ride> questa è una, una domanda a un <ride> milione <ride> di dollari Ascolta, questa no, <ride> e quanto è importante piuttosto per la politica interessarsi a questo genere di problemi? Certo. Cioè a me mi verrebbe da chiedermi più questo. Quindi, sì. quanto è importante la collaborazione anche all'interno della politica stessa, cioè quindi un certo uh -huh. accordo, una certa trasparenza da questo punto di vista. A me verrebbe da chiedere più questo. L'associazione, certo. il suo contributo lo sta dando all'interno sì. della società civile. Sì. E collaborare con la politica può soltanto aiutare a individuare chi in politica è maggiormente degno di affrontare un tema così appunto delicato. importante. Sì. E poi non posso sbilanciarmi a parlare no, no, delle specifico, <ride> specifico <che ride> No, 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 dire, no, 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 no ma poi non ti voglio manco mettere in imbarazzo. Insomma, no, no, no vai tranquillo. Noi diamo il nostro contributo, nel senso che eh, sì. se siamo presenti, e con le, loro, le nostre. Ma c'è un avvicinamento da parte della politica a voi? Ma c'è stato, poi personalmente, però che non coinvolge poi le, la, la comunità della sì, nel senso che comunque. Mm -hmm. uh, sì, io magari nel personale poi mi sono anche candidato in un comune qui vicino, ah, okay. non faccio riferimenti, mm. ma ho dato il mio contributo, però il nostro, il nostro contributo è 360 gradi dal punto mm -hmm. di vista tecnico, umano e quant'altro a chiunque comunque si senta eh, in obbligo di volerci chiederlo o volerci chiedere qualche cosa. Noi siamo qui per operare, per ottenere delle, delle, dei miglioramenti, cioè il nostro eh, fare è per ottenere eh, dei risultati. Quindi bene, ci okay. mettiamo, poi va bene, forse sarà il mio, eh, la, la mia estrazione come, come mh, insegnante di scienze naturali, poi faccio riferimento al metodo scientifico sperimentale. Quindi certo. si parte da un'osservazione e si arriva al risultato. Il risultato certo. <ride> Senti, allora ne hanno parlato di, di questa associazione tanti, no? ho letto gli articoli su, a parte i giornali locali, che naturalmente ringraziamo, ringraziamo tutte, tutta la stampa locale, sia quella web che quella che è cartacea. Riesco... E poi mi pare anche l'Osservatore Romano, o mi sbaglio? Eh sì, eh sì l'Osservatore Romano ci ha ritagliato una, una piccola una piccola pagina in cui appunto parlava del, del lavoro che stiamo compiendo quindi l'Osservatorio Romano consacra eh, perché stiamo parlando <ride> del, del quotidiano proprio ufficiale della, della Santa Sede, eh, nemmeno della città, dello Stato del Vaticano, proprio la Santa Sede. E, invece vogliamo vogliamo ricordare come si può entrare a far parte con voi. Allora, dove ci dobbiamo rivolgere? Tu lo sai? Direttamente no, a Lorenzo allora. <ride> No, non lo so, dico ce lo sai direttamente a Matteo. Ok, Penso, quindi okay. allora Matteo Marcoccia, se volete, ve lo potete segnare, ma comunque eh, la nostra trasmissione, fra l'altro, va, va avanti anche eh, su, per esempio, su Facebook. Che può essere tranquillamente rivista quando e come si vuole. Eh, però diciamo Matteo Marcoccia nella per pagina Facebook sì, per sì, Alatri per e nella pagina Facebook anche di Lorenzo Proscio, sì. per e, Anagni. E, e poi, ovviamente chi voglia c'è la pagina nazionale. Quindi, quindi fare quella direttamente, quella proprio di Laudato, sì. Quindi, diciamo, noi siamo dei referenti per il nostro territorio okay. e ovviamente siamo inseriti all'interno di una rete e attraverso questa rete poi del, del Lazio che ovviamente fa parte sempre eh, all'interno della rete nazionale ma stiamo cercando anche di portare avanti un altro progetto che è quello del parco diffuso come dicevo quindi mm. il parco diffuso la giornata dell'albero che per noi è certo. un appuntamento importante eh, si sì, istituita con la legge numero uh, uh, 10 del 14 gennaio del 2013 però comunque la giornata dell'albero è qualcosa anche di simbolico che fa parte del 21 di novembre e ci teniamo a festeggiarla il 21 di novembre non mm -hmm. prima e non dopo perché comunque è un, è un simbolo e i simboli certo. poi aiutano tanto aiutano è vero benissimo bene allora abbiamo detto tutto vuoi dire qualcosa in più ma noi siamo qui siamo a disposizione ah, okay. e quindi Diciamo ci mettiamo a servizio della, della nostra comunità, delle, delle nostre comunità, quindi diciamo il nostro è un essere eh, appoggiare, nel senso di essere disponibile e con umiltà ci mettiamo a disposizione rispetto a quelle che sono le nostre competenze. Bene, allora io ringrazio, partiamo da te, ringrazio Paolo Parlanti, il professore di filosofia, il nostro filosofo, grazie, grazie per essere stato con noi e per averci dato anche il tuo contributo. Ringrazio Matteo Marcoccia, il professore di scienze naturali, che è il responsabile del comitato di Alatri dell'associazione Laudato sì, ricordiamo che è stato con noi al telefono anche il professor Lorenzo Proscio, grazie per essere venuti e soprattutto grazie qualunque cosa fatemela sapere, perché noi, attraverso la radio la possiamo promozionare. Va bene, va bene. Invece per quanto riguarda voi ascoltatori, allora che Tanotonofio vi aspetta ogni martedì in diretta dalle ore 18, però attenzione perché da qualche tempo abbiamo anche un'anteprima un verso in le 17.40, quindi ci sono ospiti che vengono a promozionare, a parlare di spettacoli o di altro. E quindi a noi ci fa molto piacere, visto che si tratta di iniziative culturali. Vi lascio al nostro radiogiornale con Gaetano Donofrio settimana prossima. Ciao a tutti, Radio Day ha presentato a 2x3 con Gaetano D'Onofrio.